Bentornati amici, siamo qui oggi per dare un'occhiata al mio ultimo shooting che potremmo definire real estate, in quanto si tratta di uno shooting avvenuto all'interno di una villa che è chiusa al pubblico, quindi quello che state per vedere è abbastanza esclusivo. Io vado a prendere le 200 foto, le sbatto dentro Photoshop 2021 e andiamo a vedere che si aprirà il modulo di sviluppo di Camera Raw, perché questi sono dei file CR2 che vengono dalla mia Canon. Ecco che le immagini vengono caricate. Ok, qui abbiamo chiaramente un'immagine di prova con ancora delle persone all'interno del frame. Io vado a cancellarle queste immagini di prova, come vedete ne cancello 3 perché ho scattato tutte le immagini in bracketing in maniera tale da potermela giocare meglio in post produzione. Qui c'è una scia fantasma di una persona che si è mossa, che però non mi dispiace come effetto, quindi questa non la butto, la tengo. Però partiamo da qui che mi sembra che siamo pronti. Ok, da qui in poi dovrebbero essere buone. Allora, siccome stiamo scattando in HDR, io ovviamente quello che vado a fare è Merge to HDR, quindi vado a vedere che cosa andiamo a ottenere se le unisco. Ho scattato in HDR semplicemente perché, come vedete, qui abbiamo delle aree di altissime luci e qui abbiamo delle aree di ombra molto profonda. L'esposizione corretta è qui nel centro. In questi casi, siccome ho delle aree di esposizione molto diverse, ho preferito giocarmela con il bracketing in maniera tale da poter ottenere un risultato che fosse più vicino a quello che io vedevo con i miei occhi. Allora, allinea immagini lo tolgo e The Ghost pure lo tolgo, perché queste cose in questo caso non servono, in quanto stavo scattando su cavalletto ed era tutto perfettamente fermo. Quindi non ho bisogno di queste cose che vanno ad affaticare il mio sistema. Qui vado a creare un nuovo file, un DNG HDR. Lo vado a creare, che è quello poi che farò per tutte le immagini. Dopo dovrei anche cancellare i RAW originali, perché una volta che ho il DNG non mi servono più. Allora, andiamo a eliminare un po' di contrasto. Per la verità, una cosa che avrei dovuto fare subito è applicare a tutte le immagini il mio preset Sharpening per la 5D. Ho applicato a tutti questo preset che uso pressoché sempre, perché mi dà la definizione che voglio con un semplice clic e quindi mi sta bene così. Adesso posso andare a giocarmela su altre cose, tipo per esempio io credo che darò un 10 di clarity a tutte le immagini e credo che darò a tutte anche un 15, forse è troppo, facciamo 10 di vibrance. E la saturazione, ma la saturazione io la lascerei a 0 perché non voglio esagerare. Il bilanciamento del bianco lo lasciamo come scattato perché la scena è fedele a come la vedevo con i miei occhi, infatti credo di aver impostato un bilanciamento del bianco custom. Un'altra cosa che non ho fatto potrebbe essere quello di andare a impostare camera standard come profilo colore. Vediamo cosa cambia. Ok, vi dirò, in questo caso mi piace di più, quindi lo lascio impostato. Mi piace di più perché dà un pochino di ricchezza in più ai colori. In realtà io gioco spesso con i profili colore perché i RAW non hanno un profilo colore di default, quindi andiamo a selezionarlo noi e a seconda di quello che selezioniamo ci avviciniamo già al risultato che vorremmo ottenere alla fine, quindi è un passaggio che è importante non trascurare. Chiudo ancora un pochettino di più le alte luci perché voglio il massimo dettaglio in questa zona del soffitto. E adesso teniamoci presente anche, questo lo vado a segnare, teniamo a mente che questo DNG ha su delle modifiche che poi noi potremmo voler applicare a tutti i file DNG che andiamo a sviluppare, perché all'interno di questa stanza le impostazioni erano costanti. Per cui procediamo, andiamo a sviluppare la prossima immagine. Qui una cosa che mi dispiace tantissimo è che per fare questa inquadratura non sono riuscito a includere l'ala intera di quest'aquila, purtroppo ero a ridosso del muro e non avevo possibilità di prenderla per intero, anche se ci sono andato così vicino, per la miseria. Quasi quasi potrei recuperarla in post-produzione. Sì, perché è veramente un peccato stargli così a pelo. Però questa è una cosa che farò all'interno di Photoshop una volta terminato il lavoro di sviluppo. Quindi
Qui abbiamo dei colori che sono diversi perché probabilmente avevo fatto delle modifiche in camera. Andiamo a vedere che cosa succede. Qual è che sei questa? Andiamo a vedere che cosa succede se io applico gli stessi parametri. Quindi seleziono prima l'immagine di partenza e poi seleziono l'immagine di destinazione. Tengo premuto Command, così le seleziono tutte e due. Dopodiché premo Alt S. In questo modo posso copiare tutte le mie opzioni dalla prima immagine alla seconda. Ok, andiamo a vedere un prima e un dopo. Così era prima e così è dopo. Ok, è diventata un pelino più cupa, però io vado ad aprire un pochettino le ombre e così direi che ci siamo. Il resto delle impostazioni va assolutamente bene. Ok, e mi segno anche questa. Procediamo. Qui probabilmente ho fatto uno scatto analogo perché forse non ero contento di qualcosa. Andiamo a fare anche questa, che tanto non ci perdiamo niente, le sviluppiamo tutte comunque. Dopodiché andiamo a esportarle e allora facciamo una bella selezione. In questo caso io tendo a post-produrle tutte a meno che non ci siano degli errori palesi. Qui questa roba qui mi fa veramente impazzire, però ero veramente contro il muro e il mio 16 mm non mi consentiva un frame più largo di questo, quindi anche volendo quell'aquila lì non avrei potuto prenderla per intero. Non sono per niente sicuro che riuscirò a recuperarla dopo e nemmeno che ne valga la pena perché una volta che è fatta così, vabbè. È andata così e amen. Una cosa che potrei provare a fare però è andare qui dentro Optics a rimuovere la distorsione. E se io la rimuovo, cioè rimuovo la correzione della distorsione, scusate, e se io la rimuovo qualcosina recupero. Infatti adesso sono curioso di andare a vedere qui se faccio la stessa cosa. Sì, allora c'è un pelo di distorsione in più, però la recupero anche. Curiosa questa cosa, eh? Posso avere la correzione della distorsione oppure avere l'aquila intera. Io in questo caso scelgo l'aquila intera, assolutamente. Quindi, dicevamo, l'ho rimossa anche qui. Ok, è evidente da subito che queste due immagini sono diverse. Infatti sono state scattate con dei tempi molto differenti perché probabilmente mi ero accorto che una delle due era un po' buia. Per cui adesso quello che posso fare è riportarla un po' indietro. Posso riportarla un po' indietro, in particolare sugli highlights perché voglio vedere meglio questo soffitto perché era particolare, quindi lo voglio vedere bene e posso portare un po' indietro anche le ombre perché comunque non erano così aperte. Ok, così direi che ci siamo e andiamo a segnarci anche questa. Proseguiamo. Ok, qui abbiamo un'altra prospettiva, cominciamo a stare simmetrici al centro. Allora, questa non è drittissima, quindi sicuramente avrò bisogno di aggiustarla successivamente in Photoshop proprio con gli strumenti di regolazione della prospettiva, perché qua credo proprio di averla scattata così perché avevo delle difficoltà ad allineare perfettamente tutto direttamente in camera. Questo poteva essere dovuto al mio posizionamento col cavalletto, al fatto che probabilmente ero contro il muro e non riuscivo ad aggiustarmi meglio di così, e quindi questa linea probabilmente la raddrizzerò e questa linea probabilmente la raddrizzerò e probabilmente anche queste linee verranno raddrizzate. Però in questo momento quello che ci interessa è andare a realizzare il DNG HDR in maniera tale da tirare fuori tutti i dettagli sia nelle luci che nelle ombre. Quindi io continuo a salvarle in questo modo applicando le impostazioni automatiche che poi vado a rivedere di volta in volta. In realtà non era così tanto storta, però vedete che tenendo pressoché dritta la linea del pavimento, la linea del soffitto è storta, quindi qui e l'aquila, vabbè, l'aquila non ne parliamo neanche. Quindi qui c'è bisogno sicuramente di fare qualche modifica all'interno di Photoshop, perché oltretutto il tavolo mi sembra dritto. Ci sono alcune cose che sono dritte e certe altre che cascano storte, quindi un pochettino siamo sfortunati, però è andata così e quindi ce lo teniamo in questo modo. Anzi no, col cavolo, lo sistemeremo più tardi. Vado a segnarmi anche questa, anche qui. Io questo contrasto più 7 delle impostazioni automatiche lo levo sempre, a me non piace aumentare il contrasto in quel modo. Preferisco di gran lunga, ecco, vado a chiudere un pochino, anzi, perché io voglio che i dettagli ci siano tutti qua. Ecco, vado a chiudere un pochino in questo modo, tanto se si vuole pompare il contrasto siamo sempre in tempo a farlo dopo. Ok, proseguiamo. Qui cominciamo ad avere qualche immagine un pochino più sfasata, magari un pochino più interessante rispetto alle classiche simmetriche. A me scattare simmetrico piace tantissimo, ovviamente chi mi conosce lo saprà già. Se vi dovesse interessare, fate un salto sul mio Instagram che trovate comunque il link in descrizione. Se
ci fate caso, io scatto molto spesso in maniera simmetrica, tuttavia sono il primo ad ammettere che uno scatto sfasato di questo tipo può risultare più interessante per un osservatore attento. La simmetria ti dà quel brivido iniziale perché sembra tutto perfetto, però poi è uno scatto abbastanza statico, mentre qui abbiamo qualcosa di un pochino più dinamico, un pochino più vivace. Qui bisognerà poi andare a provvedere al fatto che in questa porta, che era una porta specchiata, si vede il mio cavalletto con sulla mia camera, quindi questo dovrà essere rimosso successivamente, ma ci penseremo in un altro momento. Come pure forse andrò a rimuovere anche questi faretti perché sono brutti, non mi piacciono per niente, solo che non potevo spostarli e poi illuminavano, quindi li ho voluti tenere. Andiamo a fare. Anzi, vediamo se posso clonare le impostazioni da qua, quindi seleziono la prima, tengo premuto Command, seleziono la seconda, Alt S, copio tutto e vediamo che cosa c'è. Sì, direi che posso copiare le impostazioni, vediamo un po' un prima e un dopo. Questo era prima, questo è dopo, direi che va molto bene. Qui si potrebbe recuperare un pochino di più, ma in realtà io forse vado a tirare un po' indietro i neri. Ok, perché quest'area era un po' più contrastata di così. Ok, così direi che va bene. Andiamo a segnarci anche questa, me le segno perché così poi vado a recuperare tutte quelle che hanno le 5 stelle, so che sono i DNG post prodotti, così li recupero più facilmente. Andiamo a fare un altro HDR. Anche qui vedete le linee a mano sono pressoché perfette, questa è perfetta, qui forse ci sarà bisogno di un minimo di correzione, ma veramente minimo minimo. È buona norma ovviamente cercare di avere le foto dritte già in camera quando si scatta real estate o comunque quando si scattano fotografie di interni, perché più dritta è la nostra immagine, meno correzioni dobbiamo fare dopo. Ovviamente se io faccio meno correzioni dopo, la foto avrà una caduta qualitativa inferiore perché ho fatto meno modifiche e quindi l'immagine è molto più simile a come esce dalla camera e quindi già di suo dovrebbe presentare meno difetti. Questo se abbiamo scattato bene, ovviamente, perché se abbiamo scattato male dobbiamo invece andare a fare delle modifiche correttive, quello è un altro discorso. Però se abbiamo lavorato bene, le modifiche che andiamo a fare dovrebbero essere poche. Quindi, come vedete, faccio dei mini aggiustamenti di volta in volta perché dipende dall'immagine, dipende da che cosa c'è nell'immagine. Ovviamente, se ci sono delle aree di luci e di ombra molto differenti, anche se sto usando sostanzialmente un preset, perché è il primo edit che ho fatto, poi lo vado ad applicare pressoché su tutte, anche se sto usando un preset, chiamiamolo così, ci sono comunque delle cose che devo andare a rivedere di volta in volta. Qui introduciamo una variabile, per esempio, perché se prima avevamo solo la stanza, qui abbiamo la stanza e anche l'esterno. Questo è molto interessante e fra l'altro questo shooting, come vedremo più avanti con le immagini che seguono, mi ha dato modo di sperimentare con un bracketing a 3 stop, che è una cosa che io normalmente non uso perché di solito mi fermo a 2 stop, mi è sempre bastato fermarmi a 2 stop. Vediamo che qui abbiamo una colorazione nettamente diversa rispetto a prima, per cui io vado a recuperare il mio file di prima, andiamo ad applicarlo su questa immagine. Vorrei cercare di tenere i colori più fedeli possibili, però a quanto pare, anche se il bilanciamento del bianco è uguale, a quanto pare qui siamo in presenza di una colorazione diversa proprio per la direzione da cui proviene la luce. Per cui io vado a intervenire a mano e cerco di riportarlo a quello che era, quello che vedevo con i miei occhi, quindi una situazione di questo tipo. Dopodiché dovrei cercare di recuperare un pochino di più questo soffitto. Diciamo che potrei anche provare a utilizzare un pennello. Diciamo che potrei provare a fare qualcosa del genere. Do una pennellata su tutta l'area interessata. Adesso cerchiamo di renderci conto se la mia pennellata è corretta. Sì, ok. Vado a dare questa pennellata, dopodiché vado a cercare di tirare indietro tutta quella che è l'esposizione di quest'area. Ok. Diciamo che sono contento, ma vediamo un po' un prima e un dopo. Ok, non mi dispiace, riaumento un pochino la temperatura perché ho esagerato. L'occhio si abitua molto facilmente alle
alle dominanti cromatiche, quindi è molto facile eccedere. E una buona regola in questo senso è quando percepiamo l'effetto tornare un po' indietro. Quindi io non lo faccio in automatico perché di solito me ne accorgo visto che lo so, però è sempre buona norma starci attenti. E anche questa ce l'andiamo a segnare. Proseguiamo e ci troviamo probabilmente con delle immagini via via sempre più ravvicinate a questo bel tavolo, per cui andiamo a fare il nostro solito giochino. Andiamo a unire come HDR. Qui probabilmente avrò delle difficoltà a raddrizzare queste colonne perché, come vedete, queste colonne non sono perfettamente dritte, ma sono un po' bombate, quindi questo potrebbe procurarmi un po' di problemi. Andiamo a salvare il nostro DNG. Fra l'altro, io sto salvando tutti questi DNG. Tenete conto che questo è un processo che consuma molto spazio perché questi DNG pesano molto, ma molto di più dei file originali che provengono dalla nostra camera. Quindi sono assolutamente da gestire, non si possono lasciare così. Bisogna andare a prendere ed eliminare i file originali perché altrimenti ci ritroviamo con dei file DNG pesantissimi e anche tutti gli originali. Soprattutto in questo caso, dove comunque l'immagine era statica su cavalletto, quindi non ci sono problemi di ghosting, quindi non credo che avrò mai bisogno di rifare lo sviluppo a partire dai file di Camera Raw, quindi diciamo che posso con molta tranquillità andare a eliminare gli originali una volta che ho unito come HDR, posto ovviamente che io l'abbia fatto bene, quindi devo anche fare un minimo di attenzione a starlo facendo nella maniera corretta, però c'è anche da dire che in compenso i file DNG rimarranno sempre a mia disposizione, quindi potrò fare tutti gli export che voglio andando a modificare di nuovo il profilo colore e andando a modificare la temperatura se ci sono cose che voglio andare a sistemare. In questo caso a me sembra che vada tutto abbastanza bene, ho già applicato il mio preset, vado a segnarla con le mie 5 stelle e posso procedere. Qui siamo di nuovo in simmetria. Mi ricordo che ho fatto due foto di questa scena perché della prima non ero contento, anzi forse anche più di due. Ecco, infatti mi ero raddrizzato. Qua io mi ricordo proprio che non ero contento di come l'avevo realizzata la prima volta, ecco infatti la seconda, cioè la terza, questa qui è meglio perché è un pochettino più dritta. Ovviamente io cerco di mettermi dritto con il pavimento e il soffitto è fuori, ma questo dipende dal fatto che le case, soprattutto quelle di una volta, non sono perfettamente dritte, per cui io direi che vado a lavorare direttamente su questa perché quelle di prima avevano dei difetti, erano lievemente storte, quindi in questo caso non sto neanche a trasformarle in DNG perché comunque pesano ed è un procedimento che mi richiede tempo, quindi abbiate pazienza, non lo faccio proprio. Vado a farlo direttamente su questa invece, che so già che mi va bene, quindi la prendo. Allora, in questo caso io di nuovo vado forse a togliergli la correzione della distorsione. Sì, perché non mi sta dando chissà cosa in più, però mi sta togliendo un pezzo di porta. Anche qui io la porta l'avrei presa intera potendo, però ero completamente contro il muro, quindi non potevo andare più indietro di così e in questi casi ci si adegua. Se avessi avuto un'ottica più ampia, come magari un 14 mm, probabilmente ci sarei riuscito, ma avrebbe avuto più distorsione, quindi diciamo che questo mi sembra il compromesso migliore. Perlomeno il compromesso migliore a cui io potevo arrivare, perché io non possiedo un 14 mm. Quindi non avendocelo non si pone nemmeno il problema. Qui ho lo stesso pennello di prima, vado a dare una pennellata di nuovo sul soffitto. Ok, dovrei averlo preso tutto. In questo modo vado a scurire un pochino le aree che sono più chiare, dargli un pochettino più di, ancora un pochettino più di HDR tenendo giù le alte luci perché non le voglio bruciate, voglio avere il massimo dettaglio possibile anche qui e vado a segnarmi anche questa. Procediamo, vediamo che sostanzialmente ho fatto il giro intorno al tavolo per avere tutte le inquadrature possibili e qui sono riuscito a tenerle bene dentro tutte quante le cose. Andiamo a fare questo HDR. Come state vedendo, ho realizzato in HDR pressoché l'intero shooting di interni. Mi ricordo le lezioni di Charlie Borland, di cui ho comprato un corso online sulla fotografia real estate, a cui sono immensamente grato. Lui diceva sempre: usate il bracketing come se foste impazziti. Diceva in inglese bracket like crazy e mi ha molto divertito questa cosa perché mi sono immaginato lui che andava in giro a fotografare interni e che usava il bracketing come un matto, mettendo cioè 5-10 scatti per realizzare una singola scena. Io non ne faccio così tanti, ne faccio solo 3 perché mi sembrano più che sufficienti ad avere tutto il dettaglio di cui ho bisogno, però la lezione in qualche maniera mi è arrivata, nel senso che ho capito che per realizzare le cose in un certo modo bisogna comunque usare il bracketing e usarlo in maniera anche prepotente, cioè non è sufficiente dire:
Ok, uso il bracketing, bisogna usarlo con cognizione di causa in maniera tale da ottenere il risultato che ci si è prefissati. In questo caso io volevo avere il massimo dettaglio nelle luci e nelle ombre sia dentro sia fuori. E qui ci sono riuscito, anche se devo dire che il soffitto forse era più chiaro ancora del fuori. E questo a noi non va tanto bene, infatti adesso andiamo a cercare di recuperarlo in qualche modo. Qui questo contrasto di certo non mi aiuta, eh. Avere un contrasto aumentato artificialmente di sicuro non aiuta la mia causa perché io lo voglio diminuire il contrasto qui. Infatti, ecco, voglio recuperare tutta quest'area. Sicuramente se noi vogliamo recuperare le ombre e le alte luci, avere il contrasto non ci aiuta. La fotografia HDR è una fotografia a basso contrasto per tutta una serie di motivi, perché si usa per recuperare delle zone che sono troppo contrastate. Quindi andare ad aumentare il contrasto è assolutamente controproducente. Una volta che l'abbiamo terminata, una volta che l'immagine è correttamente post-prodotta, dopo si può andare ad aumentare il contrasto in altri modi, in maniera controllata però, ma durante lo sviluppo io francamente sconsiglio perché è esattamente l'opposto di quello che stiamo cercando di fare. E anzi, io vedete, io vado proprio a tirare giù le luci e poi cerco di tirare fuori le ombre lasciando le luci inalterate. In questo modo, dopo dovrò andare. Per forza di cose, dopo dovrò andare a lavorare un pochino sul rumore, dovrò andare a ridurre un pochino il rumore perché recuperando le ombre in questo modo sicuramente avrò tirato fuori un po' di rumore, quindi dovrò andare a controllarlo. Tuttavia, secondo me il modo corretto di procedere è questo. Qui vediamo un prima e un dopo, ci rendiamo conto che oltre ad aver tolto quella dominante gialla che non c'era perché le luci erano abbastanza neutre, oltre ad aver tolto quella dominante gialla e aver rimosso la correzione della distorsione che andrò a lavorare successivamente a mano perché voglio raddrizzare questa riga. Qui va fondamentalmente bene, qui voglio raddrizzare un pochino a sinistra, quindi mi tengo quest'area in più perché ho bisogno di margine ulteriore. Abbiamo recuperato tutte le altre luci che qui erano lievemente bruciate, quindi questo è un lavoro HDR corretto, impostato nella maniera giusta. Una volta che io avrò terminato la lavorazione di queste immagini, se vorrò pompare il contrasto di queste immagini, cosa che ve lo dico non farò e non succederà, ma se io volessi farlo, potrei farlo, perché un'immagine a basso contrasto la si può contrastare maggiormente. Mentre un'immagine, stiamo parlando di JPEG ovviamente, se stiamo lavorando all'interno di Camera RAW su un DNG è un discorso, ma se io ho un JPEG e è un JPEG a basso contrasto, io posso contrastarlo perché vado ad aumentare il contrasto e va bene così, è un procedimento corretto. Ma fare il contrario, avere un JPEG ad alto contrasto e cercare di abbassarlo non mi dà dei buoni risultati perché molti dei dettagli potrebbero essere stati persi. Quindi per questo motivo io tendo a produrre delle immagini, soprattutto se sto lavorando in HDR, tendo a produrre delle immagini a basso contrasto in maniera tale intanto da consegnare al mio cliente un lavoro più pulito possibile e poi in maniera tale da potermela giocare successivamente perché un PNG a basso contrasto io lo posso modificare dopo, basta che aumento il contrasto e il gioco è fatto. Il contrario non lo posso fare, quindi tendo a fare questo ragionamento quando sto processando delle foto. Qui l'ingresso l'ho fatto più volte perché ho fatto angolazioni diverse e anche qui se mi ricordo bene, vedete che roba, cioè io mi ero posizionato abbastanza centrale, purtroppo il vaso non era perfettamente centrato sul tavolo e sulla porta, c'è qualcosa di disallineato qui perché comunque queste geometrie non sono perfette, la porta forse era lievemente spostata oppure forse sono i soffitti che si sono lievemente inarcati con il tempo, queste sono cose che andrò comunque a correggere dopo, però ecco, mi ricordo che ho fatto diversi scatti di questa scena perché non ero soddisfatto di come cascavano queste linee. Quindi io di solito qui vado verso la fine perché gli ultimi che ho fatto dovrebbero essere quelli corretti. Ok, qui avevo cambiato prospettiva perché qui volevo fare un'arcata e prendere tutto. Quindi probabilmente questa qui era la migliore a cui ero riuscito ad arrivare. Qui avremo bisogno di correggere questo soffitto in fase di editing finale all'interno di Photoshop. Però questa, che è l'ultima, credo di poterla tranquillamente trasformare in HDR perché probabilmente è la più dritta che avevo. Qui le linee laterali mi sembrano, questa è a posto, quest'altra un po' di meno. Avrà bisogno di sicuro di un'aggiustatina finale in Photoshop, però per il momento io posso fare il mio HDR bello tranquillo e quindi di nuovo vado a togliere questo contrasto che non voglio. Vado a togliere questi bianchi che sì, ci starebbero, danno un po' di pop all'immagine, però mi mangiano anche un sacco di dettagli qui che io invece voglio proprio riportare fuori. Io li voglio questi dettagli nella foto. Però
perché questo era un bel soffitto importante e io lo voglio. Quindi vado a scurire tutta quest'area, non a contrastare. Facciamo finta di essere soddisfatti perché poi di fatto non saremo mai soddisfatti. Quindi ogni tanto tanto vale arrenderci e buttarle fuori così come sono e poi fare le nostre correzioni del caso all'interno di Photoshop, perché qui l'unica cosa che non mi piace è che non è simmetrica. Quindi questo andremo a sistemarlo dopo. Però per il resto io direi che va assolutamente bene e per fortuna c'è qualche immagine con l'aquila intera. Sarebbe stato veramente un peccato tagliarla fuori. E andiamo a mettere la stella a questa immagine. Ora, qui io ho fatto questa cosa per fare poi un'arcata, quindi per unire queste due immagini, per cui andiamo a fare la stessa cosa anche qui. Questa comunque la voglio avere, questa è palesemente storta, però forse riesco a recuperare una porzione considerevole di soffitto e quindi potrei tentare di unire le due immagini come panorama e vedere che cosa viene fuori. Questo però credo che lo andrò a fare direttamente all'interno di Photoshop, perché all'interno di Camera Raw ho riscontrato che il modulo di Camera Raw fa fatica a unire come panoramica due DNG o comunque due negativi digitali, quindi credo che lo farò all'interno di Photoshop. Vado a prendere il mio DNG e vado a copiarmi i parametri che dovrebbero essere uguali. A questo punto mi domando se avrà copiato anche il pennello. No, non l'ha copiato perché gli avevo detto di non copiarlo. Per cui vado a ridare una pennellata che in questo caso è diversa, quindi meno male che gli avevo detto di non copiarlo. Ecco fatto. Quindi queste due immagini dovrebbero essere assolutamente similari e quindi pronte per essere unite come panorama, oppure potrei anche tenerla così perché comunque anche questa tutto sommato è abbastanza dritta. Se vado a raddrizzare un pochettino è assolutamente gradevole, quindi me la tengo anche così. Adesso ci spostiamo verso qualcosa di molto più spinoso, perché qui abbiamo una situazione dove abbiamo un dentro molto scuro e un fuori molto chiaro, per cui come vi dicevo qui ho optato per un bracketing a tre stop, che è una cosa che non avevo sostanzialmente mai fatto in vita mia perché non ne avevo mai avuto bisogno. Qui il contrasto era così eccessivo che ho dovuto ricorrere proprio al bracketing a tre stop. Andiamo a vedere se è stato sufficiente, perché qui vedo che sicuramente le ombre sono salvaguardate. E allora le luci sono effettivamente sono un po' troppo brillanti anche così. Quindi qui abbiamo un po' di perdita di dettaglio sugli esterni nonostante l'HDR. Qui probabilmente avrei dovuto, se avessi voluto fare proprio, avere proprio anche l'esterno con il cielo era lievemente azzurro ma un pochino nuvoloso tutto sommato. Se avessi voluto la perfezione più totale avrei dovuto probabilmente farmi delle esposizioni a mano, quindi con un bracketing in realtà molto superiore a quello che consente la camera, molto superiore ai tre stop. Diciamo che in questo caso sono assolutamente contento del risultato ottenuto perché, cioè, va bene, non ci trovo assolutamente niente che non vada bene in questa immagine, nel senso che c'è un bilanciamento tra il dentro e il fuori che è buono. Ho dovuto comunque ricorrere a un bracketing a tre stop, che è una cosa che, come vi dicevo, non avevo mai fatto perché non ne avevo mai avuto bisogno. In questo caso invece è stato necessario e qui entra in gioco l'esperienza, nel senso che io sapevo di aver bisogno dei tre stop per gestire una scena come questa. Questa è una cosa su cui fare molta attenzione, perché se io in fase di scatto imposto correttamente il bracketing, poi recupero la scena come la voglio. Se io non imposto correttamente il bracketing, poi a casa non la recupero più la scena. Quindi è importante saperla gestire perché altrimenti dopo ci ritroviamo con una scena che non recuperiamo più e abbiamo perso tempo e dobbiamo andarla a rifare magari. E questa è una cosa che assolutamente vogliamo scongiurare perché non vogliamo né dare questo tipo di buco al cliente né dover perdere tempo a rifare uno shooting. Quindi è assolutamente da evitare una cosa del genere. Qui c'è stata una sessione di esterna perché c'era un momento di luce favorevole, quindi siamo usciti momentaneamente a scattare gli esterni, anch'essi sono stati fatti ovviamente in bracketing, quindi andiamo a vedere, però no, perché questo lo facciamo dopo, questa parte la saltiamo e la vediamo semmai dopo perché sono cambiate le impostazioni e tutta questa sezione io me la voglio gestire dopo, mentre adesso voglio proseguire con gli interni, perché qui le impostazioni erano uguali e quindi me la gestisco più facilmente. Andiamo a procedere e facciamo il prossimo HDR. Poi tornerò indietro e farò anche gli esterni, anche se c'erano degli esterni anche alla fine, perché alla fine li ho rifatti, perché alla fine della giornata il sole era calato ulteriormente.
Qui vediamo che non essendoci la finestra non ho tutti questi problemi, anche se ho mantenuto comunque il bracketing a tre stop per tutti gli shooting di questa stanza, perché comunque avendo cominciato con una certa impostazione, se andava bene, andava bene poi su tutto, anche in mancanza delle finestre. Infatti qui c'è un'area di dettaglio molto chiaro e quindi sono contento di aver tenuto le stesse impostazioni, altrimenti rischiavo di avere comunque un'area bruciata. Vado a diminuire un pochino i bianchi e vado anche ad aggiustare la temperatura colore perché non c'era tutto questo giallo. Altre cose che posso andare a fare? No, niente, niente, va bene così perché fondamentalmente la stanza era questa. Vado a segnarmela e possiamo procedere. Qui abbiamo una bella simmetricona di quelle che piacciono a me. Qui abbiamo delle aree di dettaglio allucinanti come contrasto tra l'interno del camino e l'esterno. Qui, se non avessi usato il bracketing a tre stop, ma col cavolo che si recuperavano queste aree, anzi, anche qui, proprio come fuori, perché qui vedete era uscito il sole, picchiava il sole direttamente contro le tende e insomma è un contrasto difficile da gestire questo. In questi casi diciamo che la cosa migliore sarebbe scegliere il momento della giornata in cui scattare, ma siccome sappiamo benissimo che non sempre è possibile, che spesso i clienti ci danno loro un orario e quindi dobbiamo adeguarci, è importante saper usare il bracketing in questi casi perché così riusciamo quantomeno a mitigare questo effetto. Questi maledetti contrasti che di default sono sempre a 6 o a 7 e io li piallo sempre tutti invece, non li voglio questi contrasti. Non voglio questo tipo di contrasto così forte e anzi, io qui vado a pennellare perché io voglio scurirla questa zona, voglio riportarmi dentro un po' di dettaglio qui. Ho della perdita di dettaglio comunque, anche se ho usato il bracketing, il che è un peccato, però è molto inferiore a quella che avrei potuto avere se non l'avessi fatto. Cioè, andiamo a vedere la foto senza bracketing, quindi senza HDR, vediamo che se gli interni possono andare bene, quest'area è assolutamente disastrosa, mentre con l'HDR qui abbiamo recuperato tutta questa porzione in maniera assolutamente dignitosa. Vado a tirare giù un pochino questa saturazione perché non mi piace e vado anche a diminuire un po' la temperatura perché c'è questa dominante gialla che non è fedelissima a quello che io vedevo. Ok, così ci dovremmo essere e vado a segnarmela perché direi che con questa immagine ci siamo. Anche qui avrà bisogno di una raddrizzatina, ovviamente, non era proprio dritta dritta, però cosa di poco conto che si sistema facilmente. Procediamo, andiamo a vedere il prossimo scatto. Qui, come vedete, cioè sto seguendo dei tracciati standard, nel senso che faccio il giro della stanza, cerco gli angoli, cerco i punti di interesse e realizzo le immagini in maniera tale da cercare di valorizzare un pochino quello che c'è all'interno della stanza. In questo caso sicuramente camino e tavolo in questo salotto erano gli elementi dominanti e quindi ovviamente mi sono concentrato molto su questa zona. Andiamo a prendere il nostro HDR, andiamo a fare le solite correzioni del caso. In questo caso io cerco di piallarla il più possibile perché voglio più dettaglio possibile fuori dalla finestra, ovviamente. Non sarà possibile recuperarla al 100% e pensate che stiamo lavorando con un bracketing a 3 stop, quindi per farvi capire qual era la differenza tra dentro e fuori, era veramente tanta. Diciamo che quantomeno qui si riesce ad avere un recupero di dettaglio dignitoso, ecco. Io qui potrei anche recuperare qualcosina in questo modo, ma però è troppo. Il dehaze è sempre troppo. Proviamo ad aumentare un pochettino i neri. Ok, diciamo che una cosa del genere non mi scandalizza. Non mi scandalizza e potrei tenermela buona così, anche perché più di così non riesco a recuperare di sicuro. Quindi me la tengo buona così assolutamente. A questo punto direi che possiamo fare un intervento ulteriore sulle curve, quindi andiamo a schiarire un pochino ulteriormente e andiamo a scurire un pochino ulteriormente, non troppo, se conoscete la regola del 20% vedete che qui la sforoma di pochissimo. Diciamo che potrebbe andarmi bene così, andiamo, forse la dominante va anche bene, andiamo un pochino a vedere un prima e un dopo. Vi rendete conto del recupero che abbiamo fatto, che è assolutamente notevole, ma soprattutto rendiamoci conto di come erano queste immagini senza HDR e con HDR. Vedete che c'è una differenza abissale. Quando si vuole realizzare un servizio fotografico di real estate ben fatto, bisognerebbe dare sempre questa impressione di esterno, cosa che con la gamma dinamica della nostra camera, quale che sia la nostra camera, di solito non è possibile, perché questa è la gamma dinamica di una camera full frame, oltretutto, quindi una buona camera. E vedete che questo contrasto non è assolutamente gestibile, quindi assolutamente indispensabile giocarsela in HDR. Procediamo.
procediamo con questa immagine che è un gioco da ragazzi qui perché non ci sono le finestre, quindi mi piaceva quest'angolo, volevo prendere quest'angolo con la vista sulla stanza interna, anche se i mobili disposti in questo modo non sono proprio il massimo, però mi piaceva quest'angolo, sicuramente farò sparire questa robaccia e magari anche questi interruttori che non mi fanno impazzire, poi qui c'è da pulire un po' il muro, queste sono tutte cose che si fanno dopo, mamma mia se c'è da pulire il muro, porca miseria, non me ne ero neanche accorto. Queste sono cose ovviamente che si correggono dopo perché non posso né mettermi a ritinteggiare né nasconderlo questo dettaglio, quindi va bene così, ce lo teniamo così com'era e lo andiamo a sistemare dopo. In questo caso io ovviamente faccio sparire questo contrasto che non voglio. Qui c'è una dominante gialla perché viene dall'altra stanza, mentre questa stanza era illuminata dalla luce ambientale che veniva da fuori. E qui niente, questa dominante purtroppo si vede, avrei dovuto gellare le finestre per avere un colore corretto su tutta la scena, ma in questo caso diciamo che va bene così e me lo tengo. Tutt'al più potrei andare a lavorare con il bilanciamento del bianco solo su questa zona. È una cosa che vedrò se fare o meno più avanti, perché in questa fase mi interessa solamente avere gli scatti per fare la selezione. Proseguiamo. Anche questo non presenta particolari criticità, a parte ovviamente questa tenda che sarà come sempre un po' problematica. Dovremo sicuramente andare a dargli una pennellatina, perché altrimenti non si recuperano tutti i dettagli neanche con l'HDR se non diamo anche una correzione locale. Qui non so neanche se andare a correggere qualcosa di prospettiva successivamente perché mi sembrano storte queste stampe, credo che sia voluto, quindi sì, forse queste linee non sono drittissime, quindi qualche correzione si può sicuramente andare a fare successivamente. Però diciamo che la base di partenza non è male. Qui ho sicuramente voluto valorizzare il tavolo che era uno dei pezzi più importanti in questa stanza. Io vado a prendere questa correzione che ho già fatto e vado a vedere se funziona applicata su quest'altra immagine. Perché, ok, c'è qualcosa da rivedere. Vado ad aumentare un pochino qui e poi vado a fare una correzione locale con i pennelli per recuperare un po' di dettaglio in questa zona. Ok. Così direi che va bene. Così direi che va bene. Ok, a questo punto diciamo che potrei andare a schiarire un pochino di più qua. Ecco, così mi sembra meglio. Mi sembra più. Io cerco di fare la post-produzione sempre molto a ridosso dello shooting, perché così mi ricordo quello che ho visto, mi ricordo com'era la luce nella stanza, quindi riesco a essere più efficace nelle scelte che faccio in post-produzione perché mi ricordo proprio com'era la scena, quindi cerco di replicare quella che era la scena vera. Ora, questo era il lampadario da sotto, io questa l'ho scattata in HDR, ma vi dirò che non è assolutamente necessario perché all'interno di questo scatto, come vediamo anche dall'istogramma, c'è già tutto, non ho bisogno di informazioni in più, quindi le tengo qui, ma non ho intenzione di mettermi a post-produrre quell'immagine, quantomeno non in HDR e non adesso. Andiamo invece a questa immagine, questa sì che merita la nostra attenzione in merito a uno sviluppo HDR, perché qui abbiamo di nuovo questo problema delle finestre che ci danno dei grattacapi importanti perché sono veramente molto più chiare rispetto agli interni. Gli interni sono molto più scuri rispetto alle finestre. Per cui andiamo a fare le nostre solite correzioni. Allora, qui sicuramente abbiamo un po' troppo giallo, quindi così va meglio. Ecco, una cosa del genere. Dopodiché questa saturazione che è sempre così sparata, io la tengo a 0, perché tanto abbiamo già la vibrance a 19, quindi va bene così. Altre cose che possiamo fare, sicuramente andare a provare di recuperare un po' di dettaglio in questo modo. Vedete come riportiamo dentro un po' di colore da fuori, in questo caso è assolutamente necessario perché altrimenti sarebbe sparato anche così, anche con uno sviluppo HDR con il bracketing a 3 stop, siamo comunque un po' fuori, quindi io vado a giocarmela in questo modo, con un pennello molto morbido, quindi assolutamente ritocco secondo me invisibile. Io stesso non saprei dire la differenza, sì, cioè si vede che è uno scatto HDR, si vede che c'è stato un recupero, però non si vedono le pennellate, quindi si capisce che c'è un magheggio, ma non si capisce che magheggio sia, quindi potrei aver fatto qualsiasi cosa e quindi va bene così.
vado ad aprire un pochino di più le ombre. Per fortuna sto lavorando sul negativo digitale che mi consente di maltrattarle parecchio le immagini, quindi posso fare questi magheggi e anche di più e la mia immagine ha ancora un aspetto più che decoroso. Dovrò comunque anche in questo caso poi andare a gestirmi il rumore, quindi dovrò andare a vedere noise reduction e se io la gestisco in questo modo, tengo premuto Alt Option, riesco a vedere quella che è effettivamente la riduzione del rumore nella mia immagine. Ora vi dirò, io qui cerco di non andare mai oltre il 50%, in questo caso credo che un 35 dovrebbe andare bene. Un 35 dovrebbe piallarmi abbastanza efficacemente tutto il rumore che ho tirato fuori facendo le mie modifiche e recuperando le mie ombre e non dovrebbe essere troppo corrosiva nei confronti dei dettagli che invece voglio mantenere. Quindi una cosa del genere dovrebbe essere assolutamente dignitosa. Andiamo a vedere un prima e un dopo. Vediamo che questo era il prima con una dominante sbagliata e con un contrasto troppo eccessivo e questo è il dopo. Non dico che sia perfetta perché non lo è, però devo dire che le linee sono abbastanza dritte, il recupero è stato effettivo e l'HDR qui ci salva veramente la vita. Andiamo a salvare perché altrimenti senza HDR sarebbe così e queste finestre non si recuperano più, quindi gli interni vanno bene, però le finestre fatte in questo modo non si recuperano più ed è un peccato perché l'esterno non era neanche brutto. Quindi qui abbiamo il nostro bel DNG, siamo a metà dello shooting, quindi come vi rendete conto è stato uno shooting impegnativo, non breve, non corto, ci è voluto diverso tempo per posizionarsi e avere tutti gli scatti di queste stanze, il che comunque non mi è pesato per niente perché io adoro fare fotografia di interni e quindi lavorare in un ambiente come questo, peraltro esclusivo perché non è permesso visitare questa villa, quindi è una cosa assolutamente esclusiva che ho. Si ha un accesso per accedere ai negozi che stanno all'interno, che occupano gli interni della villa, oppure si entra da professionisti come ho fatto io, ma altrimenti non ci sono tante occasioni di visitare questo posto. Ci sono altre ville nella zona che possono essere visitate, ma non questa. Vi dico questa cosa mentre procedo con lo sviluppo, che questa è una cosa che mi procura sempre non pochi problemi, nel senso che sì, visitare questi posti è fighissimo, è bellissimo, è una cosa esclusiva, per carità, è quello che mi fa svegliare tutte le mattine dicendo io amo il mio lavoro. Tuttavia, sono costretto a riscontrare che nel corso degli anni ho sviluppato una vera e propria avversione per le visite ordinarie, nel senso che dopo essere stato per tutta la giornata in una villa come questa, solo per me, aperta solo per me, a mia completa disposizione, senza nessuno che mi passi davanti, io faccio poi veramente fatica a seguire una visita ordinaria, perché una visita ordinaria significa che c'è poco tempo, c'è gente davanti a te, c'è gente dietro di te, non hai mai uno scatto pulito, c'è sempre qualcuno col telefonino che sta fotografando una suppellettile inutile e qui, cioè, dico inutile nel senso che quelli che fanno le foto col telefonino non le stanno facendo bene, non le stanno facendo così e non le stanno facendo di lavoro, quindi non è colpa loro, però io che lo faccio di lavoro mi trovo quando faccio le visite guidate ad avere perennemente qualcuno davanti che sta cincischiando, che sta facendo delle foto orrende perché lo vedo che sta facendo delle porcate e che però mi impedisce di fare lo scatto che vorrei fare io. Quindi faccio veramente fatica a seguire delle visite guidate normali e mi trovo molto meglio quando lavoro, perché ovviamente quando lavoro sono solo io, faccio tutto quello che voglio, ho accesso a qualunque area, posso usare il cavalletto, cosa che durante le visite ordinarie non posso fare, quindi ovviamente posso fare delle cose in più. Tuttavia uno scatto come questo io credo che anche a mano libera me lo porterei via perché aumenterei un pochino gli ISO e sarebbe un problema perché avrei meno margine di manovra per fare la post. Però riuscirei lo stesso probabilmente a fare un bracketing di qualche tipo, non avrei un recupero così efficace ovviamente, ma avrei comunque un recupero, quindi riuscirei comunque a portarmi a casa qualcosa di buono. Questa stanza che è la successiva, abbiamo dovuto faticare non poco per chiudere le tende, perché altrimenti avremmo avuto una lama di luce molto affilata qui sul pavimento. Ovviamente chiudere le tende era la nostra opzione migliore. Purtroppo questa stanza era illuminata in una maniera che non andava molto bene, secondo me. Questo dipende dall'ora del giorno in cui abbiamo scattato. Un altro orario sarebbe stato migliore, però come vi dicevo prima, quasi mai possiamo scegliere a che ora fotografare le stanze quando un cliente ci chiede un servizio fotografico di interni. Ci dobbiamo adeguare a quando può il cliente, per cui la mia scelta migliore in questo senso è stata chiudere questa tenda.
Abbiamo fatto fatica a chiuderla perché pensavamo fosse motorizzata, invece c'era un sistema nascosto per chiuderla. Abbiamo fatto fatica, ma ne è sicuramente valsa la pena perché una volta chiusa la tenda, vedete che qui io sapevo che bene o male questi dettagli riuscivo a recuperarli e così la stanza va bene. In caso contrario avremmo avuto una lama di luce molto violenta che prendeva il tavolo e parte delle sedie, che invece viene schermata e diffusa molto efficacemente dalle tende. Quindi assolutamente contento delle mie scelte e le rifarei. Adesso io vado a dare una bella pennellata qui e mi rendo conto che è troppo, che qui avevo diminuito anche i neri, invece qui li riporto fuori un po' tutto, tranne gli highlights che voglio piallare un pochino, così dovrebbe andare bene. E così abbiamo recuperato efficacemente quest'area senza compromettere il resto della stanza. Qui le linee mi sembrano anche belle dritte. Anche il soffitto è tutto sommato abbastanza dritto, quindi ci sarà poca posta da fare qui. Mi sembra che sia tutto abbastanza in bolla, quindi vi dirò che io per adesso la salvo così, anche perché in questo momento io sto facendo una preselezione, dopodiché, come vi ho già detto, andrò a fare una selezione successiva. Una volta terminato lo sviluppo, nel senso che una volta terminato lo sviluppo di queste immagini, ovviamente un'immagine sbagliata, lo sviluppo non lo faccio, però queste immagini giuste le vado a post-produrre tutte in maniera tale che dopo mi ritrovo con una serie di immagini giuste e posso valutare le migliori, posso valutare la migliore in assoluto per ogni stanza e posso valutare come andare a creare il mio pacchetto per il cliente in modo da dargli un qualcosa di coerente e di ben fatto. È importante anche questo aspetto perché nel momento in cui io consegno il mio lavoro al cliente, il cliente si aspetta, non dico che io gli abbia già fatto una selezione, però sicuramente si aspetta che io gli consegni roba buona, cioè non si aspetta che io gli dia delle foto sfocate o gli errori o cose del genere, quindi comunque devo andare a fargli un pacchetto tale per cui lui quando lo apre ha solo le foto buone all'interno. Qui di nuovo, come vedete, siamo in presenza di un'area così contrastata che faccio fatica a recuperarla, faccio veramente fatica. Ok, così dovrebbe andare bene. Questo purtroppo è il massimo recupero che sono in grado di fare perché è veramente potente la luce in questo punto e non posso neanche spingerla troppo perché comunque ho un po' di perdita di dettagli. Se io tiro troppo la perdita di dettagli mi diventa grigio. Invece che bianco 100% mi diventa grigio, quindi è ancora più sgradevole. Quindi in questo caso io credo che me lo terrò così ed è la scelta migliore che posso fare, perché in caso contrario avrei avuto questo risultato, vedete che è terribile, è proprio una macchia bianca oscena. Invece così riusciamo comunque ad avere del dettaglio anche qua, che alla fine è quello che volevamo, quindi abbiamo la nostra stanza per intero senza troppa perdita di dettaglio. Ci segniamo anche questa. Procediamo e questa è più facile perché qui la finestra non c'è, qui dovrò cancellare questi eravamo noi che eravamo qui con tutta l'attrezzatura, questa cosa la dovrò cancellare, però è una cosa che si fa senza troppi problemi. Una volta sviluppato il file all'interno di Photoshop, qui si va di timbro clone e si elimina questa roba. Devo capire da dove clonare, però in qualche maniera si leva, insomma. Non è un problema, al limite, cioè clonerò da qua sopra barando un pochino. Eccoci qua, facciamo il nostro solito lavoro dell'HDR. Vedete che le linee qui sono già perfettamente allineate, le linee verticali, perché io comunque cerco di allinearle già in camera e quando ci riesco ben venga e mi batto le mani da solo, però spesso le geometrie degli edifici non me lo consentono perché gli edifici non sono dritti. Vengono progettati dritti dall'architetto, ma poi non sono dritti perché comunque si assestano e presentano comunque delle incurvature e delle criticità che non sono possibili da sistemare direttamente in camera, per cui si va a procedere successivamente in fase di post-produzione. Io questo lo so, non mi scandalizza neanche più la cosa, tanto poi l'importante è che il risultato sia corretto, ma in questo caso sono già così dritte che non credo che andrò a modificare ulteriormente questa immagine per quanto riguarda perlomeno la distorsione. Ok, questa ce la salviamo così, non vedo particolari cose da sistemare se non che magari potremmo fare così. Ok, così abbiamo diminuito un po' il bagliore che veniva da fuori, così mi sembra meglio e vado a portare la saturazione a zero. Le impostazioni automatiche dello sviluppo HDR sono eccezionali, eh? Devo veramente spezzare una lancia perché sono ottime, tuttavia vado anche, prima spezzo una lancia e poi mi lamento, devo anche dire che introducono sempre questo contrasto più 7 e questa saturazione che io non voglio, li devo sempre andare a togliere tutti. Io non voglio aumentare il contrasto in questo modo.
tanto perché sto facendo HDR, quindi sarebbe inutile, poi perché non mi piace aumentare il contrasto a caso, cioè lavorare sul contrasto per me vuol dire che si lavora con le curve e quindi sappiamo esattamente in che zona delle alte luci o delle ombre o dei neri o dei bianchi o dei mezzi toni stiamo lavorando. Lavorare sul contrasto che lavora dove vuole lui per me è assolutamente inconcepibile, cioè stiamo facendo una modifica che va a culo. Cioè che se va bene bene, altrimenti abbiamo sprecato un sacco di tempo, quindi io questa roba non la voglio, non la voglio assolutamente, così come anche questa saturazione è troppa, non era così carico questo legno, la saturazione a zero più o meno ci siamo. E sto anche esagerando, potrei diminuire un pochino anche la vibrance, per adesso la lascio così perché tanto non ho finito. Vado a scurirla un pochino questa scena, cosa dite? Perché il fatto è, così come l'aveva fatta lui, la scena mi sembra correttamente illuminata, però era più scura come io la percepivo, cioè così è più chiara di com'era davvero. Allora facciamo una bella cosa, ve lo dico io. La lasciamo così, la lasciamo più chiara perché è più gradevole. In questo caso io preferisco avere una scena gradevole piuttosto che una scena veritiera, perché questa scena era molto buia, era veramente molto buia, cioè era così, ma era veramente così. Questo è quello che io vedevo con gli occhi. Tuttavia, in questo caso preferisco dargli un pochino di luminosità in più. Magari vado a 21 con i neri, magari gli tolgo un pochino di sì, ma non tanto. Anzi, no, la voglio, no, la voglio abbastanza aperta, perché comunque così è più gradevole. E poi comunque, come vi dicevo prima, io questa la posso sempre scurire, mentre una già scura faccio più fatica a schiarirla. Quindi stiamo lavorando sui DNG, le teniamo più aperte possibile per future modifiche. Andiamo a fare l'altro lato e qui faremo una cosa assolutamente similare, anzi, probabilmente qui, visto che non ci sono pennellate né niente, la luce era esattamente la stessa, io qui vado proprio a copiarmi le impostazioni, vado proprio a copiarmi le impostazioni paro paro perché dovrebbero essere assolutamente le stesse. Vado a recuperare questo DNG, vado a selezionarli entrambi, Command S e copiamo le impostazioni e poi andiamo a vedere perché poi magari c'è qualcosina da sistemare localmente. Qui abbiamo una macchia di luce che non mi piace per niente, che purtroppo non ci ho potuto fare granché, perché questa era la luce della finestra che veniva da fuori. Vado a mitigarla come posso, non troppo, se no si vede che ho fatto un intervento. Ecco, così non è più sparata come prima. E diciamo che sì, la scena mi va bene, mi va bene. Vediamo un prima e dopo. Sì, va bene, va benissimo così. Ok, ce la teniamo così. Qui abbiamo di nuovo la stessa scena, quindi di nuovo andrò a copiarmi le impostazioni. Bello di lavorare comunque in una situazione controllata dove puoi fare quello che vuoi, è che puoi usare il cavalletto. Questo ti fa sprecare volendo magari un po' di tempo in fase di scatto, perché a mano libera ti metti lì, pum, fai i tuoi scatti e via. Però se siamo sul cavalletto possiamo fare l'HDR e possiamo togliere l'opzione allinea immagini e deghosting in questo caso, perché non c'è niente che si muoveva, quindi possiamo togliere tutte queste impostazioni. La nostra macchina fa meno fatica a processare le immagini senza dover pensare anche all'allineamento automatico, al deghosting, perché si occupa solamente dello sviluppo HDR vero e proprio, quindi ci mettiamo di meno. Ora andiamo a recuperare il nostro DNG, andiamo a selezionarle tutte e due e andiamo a copiare le impostazioni di nuovo. Dopodiché andiamo a controllare se va tutto bene. E qui che cosa è successo? Qui ve lo dico io cosa è successo. È successo che ho aumentato io i tempi di scatto perché mi sembrava un po' buia, quindi adesso pago pegno e vado a riportarla a misura a mano. Cosa che ho fatto era corretta volendo perché la scena mi sembrava un po' buia, quindi l'ho illuminata un pochino, però così è più corretta e le altre erano ancora più scure in realtà, quindi scendo ancora un pelo, sì, era una cosa di questo tipo. Qui abbiamo di nuovo una macchia di luce bestiale, vado a cercare di limitarla un pochino. Ecco, così mi sembra molto meglio. Perfetto, e ce la teniamo così. Proseguiamo, come vi rendete conto io faccio più o meno sempre lo stesso giro quando fotografo, nel senso parto da un capo della stanza, faccio gli angoli, arrivo dall'altra parte, faccio le simmetriche da un lato e dall'altro, questa è la simmetrica dal lato opposto. Abbiamo lasciato la porta aperta per dare un'idea di profondità e qui attraverso questa porta si vede il camino e il tavolo e il salotto che abbiamo fotografato prima. Andiamo a fare il nostro HDR, qui abbiamo il solito problema della tenda. Vi rendete conto però di come abbiamo limitato i danni, nel senso che il problema è sulla tenda, se non avessimo chiuso la tenda avremmo avuto il problema anche qui sul pavimento, quindi meno male che l'abbiamo chiusa. Andiamo a vedere che cosa viene fuori da questo sviluppo, solite cose e solite cose,
Andiamo a prendere un pennello, tanto qui so già che bisognerà lavorarci un pochino. Ok, così forse è anche troppo così, eh? Cioè, io qui riesco a vedere che c'è stata una modifica. Ecco, così invece non la vedo più. E quindi così va bene. Io non voglio che siano visibili le modifiche. Il nostro cliente in generale non vuole vedere che ci siano delle modifiche, vuole vedere la foto giusta. Ok, tutto sommato mi sembra che siamo vicini alla fine, però vediamo se riesco. Ecco, perché ce l'ho con quest'area qui. Voglio targetizzare quell'area lì e di conseguenza riporto un pochino indietro anche le luci perché quando vado a schiarire purtroppo qui si mescola tutto, però ecco, direi che ecco. Adesso va molto meglio. Va veramente molto meglio. Vediamo se ci fa vedere un bel prima e un dopo. Vedete com'è più composta l'immagine? Adesso magari io potrei dargli un pelino di neri giusto per avere un contrasto realistico, però siamo arrivati a quello che era il risultato che volevamo anche qui. E procediamo. Vedete che qui mi sono avvicinato. Sostanzialmente la stessa cosa, la stessa inquadratura, soltanto che mi sono avvicinato per avere un pochino di occhio in più sulla stanza successiva. Qui la cosa bella è che questa villa è grande e le stanze si affacciano l'una sull'altra, quindi nella situazione precedente non era tanto possibile far vedere questo gioco perché non c'era granché da fotografare in questa direzione, però da questa parte invece riesco efficacemente a far percepire che c'è un altro salone subito dopo. Vado a prendere il file precedente e mi copio le impostazioni perché sostanzialmente è la stessa scena. Quindi dovrebbe andare bene, con una sola eccezione. L'eccezione è che l'area più scura su cui avevo lavorato qui non c'è. Quindi qua io posso ridarglieli questi scuri. Perché qui non ho assolutamente bisogno di fare quel tipo di recupero, mentre invece posso andare a recuperare qualcosina in queste alte luci. Solo un pochino, perché tanto più di così, ho gli highlights a meno 100, più di così non posso recuperare granché, però è già meglio di prima. E qui ce la siamo cavata con poco, no? Proseguiamo e vediamo che qui ho fatto chiaramente l'ultimo angolo che mancava in questa stanza. Andiamo a fare il nostro solito sviluppo, in questo caso mi copierò le impostazioni da questo file perché è il più simile come angolo, quindi mi tengo buono il lavoro che ho già fatto. Io non so se ve l'ho già detto, ma io sono una persona molto pigra. Quindi non ho quasi mai voglia di fare il lavoro 20 volte, se posso evitare di fare fatica preferisco, anche perché l'importante è raggiungere l'obiettivo. Poi come è stato raggiunto, francamente, al cliente non interessa, interessa molto di più a me come viene raggiunto il risultato, perché se raggiungo il risultato in meno tempo, ragazzi, sono stato più bravo io, ci ho messo di meno magari rispetto a un altro e quindi vantaggio competitivo tutto mio. Qui io voglio recuperare bene queste zone di luce qui e vorrei anche, qui forse devo fare una correzione locale. Sì, allora, la maggior parte dell'immagine è giusta, quindi qui credo di non potermela cavare in nessun altro modo se non facendo una micro correzione locale, perché quest'area è troppo chiara, ma di poco, veramente di poco. Quindi io vado a scurirla un pelino così perché non voglio che mi porti via l'attenzione. In fondo questa stanza è ospite qui. Quindi io quello che voglio che si veda bene è questa parte. Per cui gli do solo una scurita minima così con il mio solito pennello morbido e qui direi che ci siamo. Per cui andiamo a salvarcela. Ora qui c'è un'altra parte dello shooting che riguarda lo showroom, ma che non vi faccio vedere adesso perché adesso ci concentriamo solo sulla villa. E vorrei andare a farvi vedere il gran finale, nel senso che, no, allora, gran finale è un cavolo, nel senso che le cose più belle le abbiamo già viste, che erano gli interni, però abbiamo fatto anche degli esterni. Ora, per quanto riguarda gli esterni, scattati in due momenti diversi della giornata perché la luce era differente, queste purtroppo, ahimè, le ho scattate a mano libera perché ero alla fine dello shooting e quindi sono uscito dalla villa, avevo già smontato i cavalletti, smontato tutto, però come già sospettavo la luce era molto migliore a quest'ora rispetto che precedentemente, per cui in questo caso adesso andiamo a modificare le impostazioni perché adesso io gli vado a dire allinea immagini e gli vado anche a dire deghosting, probabilmente low sarà sufficiente. Non c'era vento, quindi non dovrebbe nemmeno essere necessario il deghosting, però quando si scatta a mano libera l'allineamento delle immagini e il deghosting un pochino bisogna mettere in conto di doverlo usare.
E questo che cosa significa? Che si perdono un pochino di pixel, soprattutto sui bordi, perché Photoshop cerca di allineare manualmente le immagini e quindi probabilmente qualche immagine viene lievissimamente ruotata se c'era una micro variazione, cosa che è molto limitata perché io ho la mano ferma, stavo usando una camera stabilizzata, quindi questo fenomeno era molto limitato, però è comunque presente, per cui è bene dargliele queste due impostazioni in maniera tale da avere un file che ci consenta di lavorare in sicurezza, di poter dire questo è il mio DNG e di non dover tornare a rifare lo sviluppo successivamente. Che se mi accorgo che il deghosting non è stato fatto correttamente, devo rifarmi l'export e pensate cosa succede se nel frattempo ho buttato via i file originali della camera, cosa che caldeggio di fare perché comunque pesano tanto. Però pensate che pasticcio se poi vi servivano ancora perché avevate sbagliato qualcosa. Quello era veramente un bel pasticcio. Allora, nonostante stiamo scattando in HDR, qui non credo che riuscirò a recuperare efficacemente questo cielo, perché credo che ci sia proprio una perdita di dettaglio. Sono contento di essere riuscito a recuperare la maggior parte di queste macchie di luce sul pavimento, invece, che era quello che un po' mi preoccupava di più. No, no, guardate qua, in realtà c'è il cielo, che roba. Sì, dai, va bene così allora. Io elimino questi bianchi, queste sono le impostazioni automatiche dello sviluppo dell'HDR di Camera Raw che vanno bene, sono veramente eccezionali per il lavoro che fanno, però mi danno sempre quel tocchettino di contrasto di troppo che io non voglio. Io adesso vado a spegnerla un pochino sull'esposizione e ad aprirla un pochino sulle ombre, in questo modo riesco a tenermi un pochino più di cielo. Eh sì, dai, vado a meno 100. Qui la regola del 20% chiaramente me la sono mangiata, come potete vedere, però questo è un caso eccezionale perché sto facendo un recupero abbastanza prepotente, ne sono pienamente consapevole, so quello che sto facendo e so che questa è la cosa migliore che posso consegnare al mio cliente, che piuttosto che dargliela così, con sì un po' più di contrasto, però con quest'area completamente priva di dettagli, io preferisco dargliela in questo modo. Meno contrasto, ma il contrasto si può sempre aumentare dopo, e questa zona è correttamente esposta, come peraltro tutto il resto, c'è solo meno contrasto. La fotografia HDR è una fotografia a basso contrasto, è un'immagine che tende, vedete l'istogramma? L'istogramma non è sempre veritiero, però in questo caso vedete che praticamente ogni area della foto è piena. Cioè le uniche aree che non sono piene, sì, c'è un minimo di clipping sulle alte luci e sui neri, però è veramente poco, il resto è tutto concentrato in mezzo, quindi nel momento in cui noi andiamo a pompare il contrasto, vedete cosa succede? Che mi va a schiacciare tutte le informazioni sui bianchi e sui neri, quindi mi va indiscriminatamente a piallare tutti i mezzi toni. Questa è una cosa che a me non piace, io preferisco lavorare a basso contrasto. E andiamo a mettergli la nostra stellina. Preferisco lavorare a basso contrasto perché in questo modo me la posso giocare dopo e sto comunque consegnando un prodotto più pulito al mio cliente, un prodotto ulteriormente lavorabile e un prodotto che secondo me è più professionale. Questo lo dico proprio in generale, che siate amatori o professionisti. Che vogliate fare gli artisti o che vi consideriate semplicemente delle persone che stanno lavorando come me, state attenti al contrasto e alla saturazione, non li pompate troppo perché pompare contrasto e saturazione da un lato vi può dare un momentaneo effetto wow, ma in seconda istanza non fa altro che mettere in luce le vostre insicurezze, perché voi vi sentivate insicuri della vostra composizione, della vostra immagine, quindi avete dovuto pompare quella roba lì. Per dare un momentaneo effetto wow, questo alla lunga secondo me vi gioca contro, sia perché se siete degli amatori avrete un feed di Instagram pieno di immagini troppo forti, con dei contrasti sballati, assolutamente irrealistici, e alla lunga questa cosa stufa, ve lo assicuro. Io qui addirittura andrei a diminuire il contrasto, andrei a diminuire la saturazione e il contrasto perché mi sembrano troppi rispetto alla scena che avevo effettivamente davanti. Ora, qui io mi domando, chissà se queste due scene sono così simili da poter fare un trasporto di impostazioni. Vediamo un po' come rende questa scena. Io direi proprio di sì, direi che erano simili, perché ho recuperato la stessa porzione di cielo, le impostazioni di scatto erano le stesse, quindi abbiamo esattamente la stessa situazione. Sì, qui queste luci ovviamente sparano un pochino, però e qui vedete il cancello a me sembra correttamente allineato, però qui il portone, questo portone non è assolutamente dritto, questa villa è vecchia, e, cioè, come la maggior parte delle ville, insomma, è lì da un po' e quindi la pianura padana è terreno alluvionale, per cui vedete che anche qui il pavimento non è per niente dritto, si assestano gli edifici e quindi questo portone non è dritto, è storto.
Quindi purtroppo questa immagine presenta un paio di stortature che saranno da correggere dopo, ma come peraltro anche gli interni. Qualche stortatura c'è sempre, quindi qualcosina da sistemare si trova sempre. Tuttavia, faccio notare che siamo passati da una situazione di questo tipo, quindi un po' cupa volendo e con le luci molto sparate, siamo passati a una situazione di questo tipo. Come vedete, è molto più aperta, molto più leggibile e molto più utilizzabile da un cliente finale, perché un cliente finale un'immagine così la può lavorare ulteriormente, può chiedere delle modifiche a me, ma può anche farsele da solo, perché è un file che si lascia lavorare. Io forse vado a scurire ulteriormente tutta questa zona, che qui picchiava più sole, e quindi vado a recuperarla ulteriormente un pochino. Lo potrei fare anche qui, però qui pennellare diventa un incubo perché vado a tirare fuori cose che non voglio. Qui ovviamente è troppo, quindi io vado a riportare fuori un pochino, gli do solo una leggerissima, ecco, una leggerissima modifica per avere un po' più di leggibilità, ma non troppa. Anzi, qui i bianchi glieli ridò proprio, tolgo solo un po' di highlights, giusto per avere un po' più di leggibilità su questo foliage. E direi che anche in questo caso ci siamo, mettiamo la nostra stellina. A questo punto io vi ho fatto vedere la maggior parte della lavorazione per quanto riguarda l'editing HDR di questo shooting. Non sto a farvi vedere lo showroom perché è meno interessante rispetto alla villa e non aggiunge nulla a quanto già detto. Vi ho fatto vedere comunque la lavorazione completa di quelle che erano le immagini della villa, per cui se noi andiamo a prendere, ecco adesso non, si sono mescolate, quindi non riesco più a trovare i DNG con la stessa facilità di prima perché si sono spostati. Ecco qua, abbiamo qui i nostri DNG creati dai nostri tre scatti HDR che abbiamo realizzato con il bracketing. Questa, poi si vanno a fare dei micro ritocchi man mano perché man mano uno le guarda. Allora, una cosa che so già che posso andare a fare su tutte, posso andare quindi a selezionarle tutte, posso andare nella tab dei dettagli e posso andare noise reduction, posso andare da 7 a dargli un bel 35. So già che lo posso fare perché ho fatto e masking, facciamo una bella cosa, portiamo a 35 anche il masking. Queste ovviamente sono cose che si scoprono con l'esperienza, nel senso che io ne ho già fatte tante di foto così e quindi so che questi parametri rendono bene in questo contesto, quando io recupero tante ombre, anche se ho scattato a ISO 100, perché comunque scatto a ISO 100, vedete? Gli ISO sono quasi sempre a 100, in certi casi, in certe immagini molto scure, forse per non andare ad aprire il diaframma, che non volevo aprirlo, volevo un diaframma abbastanza chiuso per avere tutto correttamente a fuoco, in certi casi, se ricordo bene, ho alzato gli ISO magari addirittura fino a 400. E in particolare, vediamo se mi ricordo, credo in questo caso di aver alzato gli ISO. No, invece sono ancora a 100. Dov'è che li avevo alzati? Insomma, mi ricordo uno scatto in cui avevo alzato gli ISO perché volevo andare a compensare qualcosa. C'era qualcosa di troppo scuro e però non volevo toccare il diaframma e con i tempi di ecco qua, ISO 200, qui li avevo aumentati per agevolarmi il lavoro in questa zona che era molto scura, la zona di questo camino e non volevo però toccare il diaframma perché il diaframma lo volevo chiuso e non volevo neanche andare a toccare i tempi di scatto, perché i tempi di scatto, vedete, qui in questo caso era un ventesimo. Ho fatto degli scatti anche a un trentesimo e quindi lavorare con tempi di scatto superiori al trentesimo il mio bracketing non me lo avrebbe consentito, quindi avevo alzato gli ISO per avere un minimo margine di sicurezza. Comunque il concetto è stiamo comunque lavorando a ISO 200, quindi abbiamo sostanzialmente la massima qualità possibile e una caduta qualitativa veramente irrisoria. Ciò nonostante, con un recupero importante delle ombre come quello che è stato fatto in quasi tutte le immagini, io so già che dovrò andare a ridurre un pochettino il rumore, quindi vado a impostare 35 per il noise reduction e 35 per il masking con il mio preset sharpening che era già preimpostato, quindi vado a modificare solo questi due parametri perché so già, in base a shooting precedenti che ho fatto, che questi parametri dovrebbero rendere bene per la post che io faccio di solito, che è questa. Questa fondamentalmente è la post che io faccio di solito quando scatto interni di una certa importanza, perché quando si fanno interni di una certa importanza, come in questo caso, ovviamente io voglio avere la massima quantità di dettagli possibile in maniera tale da poter fare l'HDR e avere più dettagli a casa. Io voglio consegnare al mio cliente un'immagine perfetta. In questo caso vedete che non ci sono difetti.
non c'è niente fuori posto, non ci sono macchie di luce troppo diverse dalle altre, troppo chiare o troppo scure. L'immagine è esattamente come la volevamo. È ulteriormente migliorabile perché forse queste linee non sono perfettamente dritte, però è un ritocco, come vi rendete conto da soli, veramente minimo. È veramente minimo per ottenere un risultato assolutamente perfetto, veramente a prova di critica. Poi ovviamente si può sempre criticare la qualsiasi, perché io qui avrei potuto schermare le tende e non avere questi riflessi, però ho cercato anche di, da un lato, lavorare in scioltezza perché non potevo tenere occupato il mio cliente per giorni e giorni per fare questo shooting, quindi bisogna fare anche un compromesso tra quello che si può fare e quello che conviene fare. In questo caso, secondo me, la foto va bene così, anche perché è realistico che ci sia questo riflesso, in quanto qui c'è una finestra, questa finestra c'è, è la fonte principale di illuminazione, quindi stravolgere la stanza non era neanche l'opzione migliore, secondo me. Lo shooting, secondo me, è assolutamente riuscito e va bene così. Qualche ritocchino ancora all'interno di Photoshop per qualche foto e direi che ci siamo e possiamo passare alle fasi successive della selezione, dopodiché creare il pacchetto da inviare al cliente. Io però mi fermo qua, non vi faccio vedere tutto il resto della lavorazione perché è noiosa e perché in questa fase, in questo video in particolare, volevo concentrarmi proprio su questo, sulla post-produzione di uno shooting real estate con tecnica HDR con il bracketing a 2 o a 3 stop. E a questo punto non mi rimane altro da fare se non ricordarvi di mettere un like a questo video e di seguire questo canale perché ci saranno altri aggiornamenti con shooting molto molto interessanti, almeno mi auguro perché io cerco sempre di andare a migliorare la qualità e la portata dei lavori che faccio. Che voi siate amatori o professionisti, io ve lo garantisco, vedere il punto di vista e il flusso di lavoro di un altro professionista o anche di un altro amatore, se è un amatore evoluto, arricchisce sempre. Io guardo spesso video di altri, guardo come lavorano e ogni tanto scuoto la testa perché mi dico: che cavolata che sta facendo, però il fatto di essermi fatto mettere quella pulce nell'orecchio il più delle volte mi aiuta a sviluppare un pensiero collaterale. Un bel giorno capirò il perché di quella scelta perché mi troverò di fronte a un'immagine che ha bisogno esattamente di quello step in più che io non facevo e il mio competitor o un amatore che ho seguito invece faceva. In quel momento mi renderò conto che quel video mi ha comunque lasciato qualcosa. Questo è quello che spero di lasciarvi anch'io e con questo vi do appuntamento al prossimo video.